Sono venuto con piacere a questo incontro organizzato dalla Regione Lazio sull'ortofrutta nel Lazio. Ci sono venuto con piacere in particolare perché ho colto la novità di aver messo insieme le istituzioni, ovviamente, la produzione, ma anche i mercati. Perché purtroppo spesso la produzione si sente un po' autoreferenziata, quindi non si apre a dei ragionamenti con la filiera e invece oggi con i mercati abbiamo dato il segno che siamo tutti sulla stessa barca e remiamo tutti dalla stessa parte o dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. È stata interessante, ho apprezzato sia gli interventi che ha fatto l'assessore Onorati, anche l'assessore dell'Emilia-Romagna come presidente delle regioni dell'ortofrutta europee e ho cercato di dare un contributo per dire sostanzialmente attenzione, i mercati non solo non sono in declino, sono forse troppi, vanno forse concentrati, però sono delle strutture necessarie per garantire trasparenza, legalità e sicurezza. Questo mi sembra un concetto fondamentale su cui come Italmercati a livello nazionale non possiamo fare passi indietro, anzi dobbiamo insistere e spingere ancora di più. Un'occasione importante, fondamentale di confronto, di messa a sistema e di stimolazione per fare rete e fare squadra assieme in un comparto strategico come quello della ortofrutta, della floricoltura e di tutte queste grandi realtà, grandi aziende riunite in OP all'interno del nostro contesto regionale o comunque dentro al sistema dei mercati agricoli regionali. Un'occasione quindi di confronto, di dialogo istituzionale e interistituzionale, di presentazione di iniziative e soprattutto di far conoscere anche un'opportunità, quella che la Regione Lazio prima dell'estate ha aderito ad AREFL, che è la rete europea delle regioni per appunto i settori dell'ortofrutta, della floricoltura e delle leguminose. Un'occasione anche qui di allargare questa squadra della Regione Lazio, di fare sistema in un ambito interregionale come Paese Italia e come sistema Europa. Così saremo più forti anche della possibilità di rappresentare il nostro contesto, di far conoscere le 100.000 imprese del Lazio che ogni giorno vivono di questo settore e dei 180 miliardi che il settore dell'ortofrutta muove all'interno del tessuto e del perimetro regionale. Questa è l'idea che è nata e che ha messo ovviamente le radici all'interno di questa bellissima cornice del Parco Nazionale del Circeo, che ha sede e che è sede anche di moltissime realtà e produttive per la provincia di Latina.